Nick, dovevi partecipare al torneo. Grazie, Steve. Quella coppa me l'avresti portata via. Senti, quando voglio una coppa me la compro. Il contante è il mio dio. Nessuno di lor signori vuole giocarsi qualcosina? No, io smetto. Coraggio, Holly. Richie, dopo quello che hai fatto a Misera, dovrei essere scemo. Tieni. Steve, gioca mezzo testone con il mio socio, così ti rifai. Coraggio. Oh, siete troppo in forma stasera, mi basta così. Se la fanno sotto. Giornata cazzuta. Non male. Vogliamo concederci una piccola vacanza? Sì. Ti va bene la California? Sì. Hollywood. Figlio di puttana. Avete spennato di nuovo i miei campioni! Calma, Poli, controllo. Un vero gentiluomo non alza mai la voce. Non sono un gentiluomo! E se volete pelare i miei giocatori, iscrivetevi ai tornei! Dovete pagare la tassa di iscrizione come tutti gli altri! Poli! I tuoi tornei e le tue coppe di latta, ficcatele in culo! Ma chi ti ha insegnato a dire certe cose? Brutti bastardi! Voi non sapete chi sono io! Non fatevi più vedere qui, altrimenti vi si infilo un miliardo nel culo! Figli di puttana! Eccolo qua, Zucchero. Il mio ufficio. Oh, ma di che cosa ti occupi? Una birra? Grazie. Al, due birre. Bene, Nick. Dov'è Billy Joe? Ha detto che tornava alle 5. Chi sarebbe Billy Joe? È il mio socio. Oh. Al, di ciao a Zucchero. Ciao, zollette. Ottimo gioco di parole. Alla tua. Sicuro che non sei una diva? È la terza volta. E allora? Me lo insegni questo gioco? E come no? Per prima cosa si incipria la punta. Poi si prende in mano. E ora cosa ci faccio? Ti metti in posizione. Quale? Posi la stecca sul biliardo e ti cicchini sopra. Devi toccare la palla blu con quella bianca. Ecco, poi apri un po' le gambe, sennò non si può fare niente, eh? Basta. Sì, così ci siamo, eh? Il culino così. Ah, ma sei molto dotata, sai. Nick, mi sento un po' strana in questa posizione. Davvero? Eh. Ma è una delle migliori. A questo punto si comincia a fare su e giù così dolcemente. Sta buono. Proseguiamo la lezione su da me? Io non ci vado con gli uomini anziani. Ma da quando in qua è anziano un uomo di 39 anni? Vuoi scherzare? Sembri molto più vecchio. E in ogni caso non ti conosco nemmeno. Vuoi prendermi in giro? No. Non sai chi è Nick Casey? No. Io sono celebre, baby. Dici sul serio? Al, la rivista. Te ne restano solo due copie, Nick.
Sport Illustrated. Oh! Pagina 48. Il paginone centrale. Chi è il numero uno? Ce la metti proprio tutta, eh? Mi dispiace solo perché sei un nuovo iscritto. Però mi devi $50, eh? Sì, lo so, Bert. L'unica mia speranza è che tu al biliardo non sia forte come a squash. Vuoi provare? Una birra. Beh, se ti va io ci sto. Non ti conviene. Qui non mi batte nessuno. Ah. Beh, anche se perdo, imparerò qualcosa. A zucchero da Nick Casey, il più grande giocatore di biliardo del mondo. Ma qui dice che non lo sanno se sei meglio tu o il tuo socio. Ma, lasciatelo dire da un critico imparziale, sono io. Oh, però qui c'è scritto che non vi siete mai sfidati. Come mai? Ma, non si gioca tra soci. Ha paura di Billy, è diventata troppo forte. Senti, zucchero, vuoi vedere la mia stecca segreta? Ah, mi piacerebbe. Andiamo. Nick, che devo dire a Billy Joe? Di non rompere. Scusa, ma sei il tuo socio, come mai vuoi che non ti rompa? Poi capirai. Hai avuto una fortuna incredibile. Comunque ti devo $500. Meno i 50 che ho vinto a squash. Stessa ora domani? Ci puoi contare, Bert. Vorrei prenotare un campo per domani, alla stessa ora. Posso darle il numero 7, va bene? E ora una notizia sportiva che riguarda un grande del poker, delle scommesse e del biliardo. È di nuovo tra noi Joe Denton, detto l'invincibile, rilasciato sulla parola per buona condotta dopo aver scontato 2 anni dei 5 a cui era stato condannato per evasione fiscale. Il famoso giocatore, che si vanta di non essere mai stato battuto, non ha mai concesso a nessuno di fotografarlo. A Wimbledon ieri pomeriggio, nel corso della giornata disturbata da un forte vento, hanno avuto inizio... Nick! L'invincibile è fuori! Ehi, Casanova, scusa l'interruzione, ma ho da darti una grande notizia. Che cavolo vuoi? Sto insaporando una signora, show, fila via. Io ti chiedo solo una cosa. Te ne vuoi andare? Ma non le orecchie, ho dei lavori in corso, non ti interessa vedere. Comunque... Fuori! Anche l'invincibile è fuori. Dentone fuori. Lo ha detto la TV, uscito oggi sulla parola. Ehi, e cos'altro hanno detto? Dove è andato? Non hanno detto altro, solo che l'hanno messo fuori sulla parola. Per buona condotta, pensa. Buona condotta, un cavolo. Grano, ragazzo mio, se hai grano non ti ferma nessuno. E Denton grano ne ha. Ma dove diavolo sarà? New Orleans, porca puttana, ecco dov'è. Come fai a saperlo? Logica elementare, quella città è mezza sua. Fa le valigie, la vacanza è finita. Nick, oh, ciao. Ciao. Nick, come mai tanta fretta? Sono 2 anni che aspetto di incontrare quel tipo. E sono in forma. Quanti soldi hai tu? Circa 4... 4.000? Non è male. 400. 400. Ma ne avevi molti di più? Un pokerino. Lo sai che il poker non è il tuo gioco. E tu quanto hai? 3.000. Pagate il conto qui, rimaniamo con 1.000. Ma proprio ora dovevamo essere al verde. Al verde? Perché? Tutto sommato abbiamo quasi $1.500. Ce ne occorrono 20.000. Un momento. Denton è appena uscito di gabbia. Magari gioca per meno. No, non l'invincibile. Per meno di $20.000 non si scomoda. Me lo fai conoscere, questo invincibile? Sono appassionata di fantascienza. Zucchero, niente più fantascientifico delle tue tette. Dovremo rimediarli strada facendo. Ah, possiamo farcela. Si spizzica bene giù al sud. Non ci sono mai stata al sud. No? Oh, beh, comunque, Hollywood è la tua città. Presto il tuo nome splenderà in lettere d'oro nel firmamento del cinema. Ti piacerebbe? Sì, mi piacerebbe. Ora verranno su a prendere questa roba e... la stanza è pagata fino alle 3. Ok. Bye bye. Fino alle 3.
È meglio se lo lasci a me. Da quando sei il numero uno? Ti ha battuto l'altra volta, no? No, che non mi ha battuto. Te l'ho detto, mi sono battuto da solo, la mia auto. Lì, signore. Ah. Peccato che non c'ero. Ma è davvero così forte? Dannatamente forte, Billy. È un dio a farti innervosire. Mi ha fatto sbagliare i colpi più facili del mondo. E chi ti dice che non può farlo di nuovo? Io lo dico, e credici. Ecco a lei. Grazie. E quanto pensi che gli si possa mungere? Quando giocammo aveva con sé $160,000 in contanti, a cui ha aggiunto i miei 20,000. $160 testoni. Pensa, dopo che lo avremo ripulito potrai comprarti una sala da biliardo tua. E lavorare, Billy Joe? Oh, no, non Nick Casey, grazie. $160,000. Sai invece che faremo per prima cosa? Saltiamo su un aereo e ce ne andiamo dritti in Francia. A Saint-Tropez, sulla Costa Azzurra. Sai, è lì che vive Brigitte Bardot. E chi è? Dicono che da quelle parti le donne girano sulle spiagge tutte nude. Proprio così, figliolo. Ci sono ettari e ettari di ragazze nude al sole. Buonasera, signore. Ti trovo bene, Clovis. Grazie, signore. Lascia l'auto qua davanti. Me ne occupo io. Dio un po', ma non è Joe Denton quello che è entrato ora? Chi, l'invincibile? Esatto. Sì, era lui. Beh, voglia scusarmi, signore. Io mi chiamo Wilson e lavoro per il Daily News, eh? Insomma, vorrei farmi l'invincibile. Che cosa? Fotografarlo. Oh. Però avrei bisogno della tua collaborazione. Ora ti spiego che cosa devi fare. Vedi, quella macchina laggiù è la mia, ok? Quando lui sta per uscire, tu ti levi il cappello e ti tocchi i capelli. Così? Sì. Mi raccomando, eh. Conti su di me. Passo. Bene. Io vedo i suoi 2,000 e dico più altri 3,000. Più 5,000. Io vedo. Più 5,000, senatore? Esatto. Mario. Io la vedo. Sì. Più altri 5,000. Sì, un momento solo, prego. Grazie, Rick. Denton, è per lei. Grazie, Mario. Scusatemi, signori. Sì? Salve, Denton. È Nick Casey. Nick Casey? Bentornato tra noi. Grazie, signor Casey. Come mi ha trovato? Ma ha un lampo di intuizione. Vogliamo giocare? Ma io sto giocando, signor Casey, e lei mi ha interrotto. Io intendevo al biliardo. Un testa a testa. L'ho già battuta. Perché dovrei rifarlo? Per soldi. Non mi occorrono i suoi soldi. Senti, John, forse non hai capito. È dei tuoi soldi che parlo, non dei miei. Vedo che ha recuperato la grinta, signor Casey. Proprio così. Però se te la fai sotto puoi dirmelo, eh. Forse ti sei un po' arrugginita la mano in questi 2 anni di prigione, Denton. Se vuole controllare di persona, si faccia trovare al torneo di Poli il prossimo weekend. Denton l'invincibile si scomoda per una coppa. Mi hanno chiesto di sfidare il vincitore per $20,000. È in grado di vincere quel torneo, signor Casey? E soprattutto, lei ce l'ha quella somma? 20,000? Certo, sciocchezze. Allora c'è un buon punto. Arrivederla presto.
Allora? Ha accettato di giocare. Bene. Devo soltanto vincere quel cavolo di torneo di Poli. Il torneo? Oltre ai 20 testoni? Proprio così. Mi sembra che non ci tenga troppo a rincontrarti. Lo sa che in un torneo succedono cose turche. I sorteggi influiscono troppo. Senza contare che Poli non ti farà iscrivere. No, quello non è un problema. Non ci pensiamo. Il problema vero è mettere insieme quei 20 testoni entro il weekend. Ah, ho trovato, Nick, ho trovato. Dimmi. Impegni la tua auto. Ehi, stai scherzando? Ma dai, ce ne daranno perlomeno 10 testoni. No, scordatelo. Ti occorrono i soldi, no? Ho detto scordatelo, la mia auto non si tocca. Nick. Troveremo qualche pollo da spennare tra qui e Johnson City e risolviamo. Chiaro? Chiaro, socio. Meglio che guidi io. Sembri stanco. Mi sento un fiore, sali. Nick, alla tua età bisogna riguardarsi. Ma che cavolo dici? Sta zitto. Alla come mia vuoi. Età, ma vaffanculo. Ma guarda questo piscia sotto qua. E finalmente Denton avrà il fatto suo. 2-8. Un 10 che non serve a niente. Un re. Ah, una doppia coppia fuori. Senatore? Una carta, Mario. Due carte, prego. Mario, quanto c'è nel piatto? 50.000. E io dico piatto. 50.000 dollari. Ma non lo vede che non li ho. La sua parola per me è contante, senatore. Sono sicuro che lei sta bluffando. Mario. Vedo, Denton. Io ho un full di Jack, senatore. Ma c'è al diavolo i miei tre assi. Signore. Piacevole partita, Mario. È sempre piacevole. Per il vincitore. Già. Sento, spero mi concederà un po' di tempo per quel mio pagherò. Ma certo, senatore. Quando le farà comodo. Ah, Rico. Ah, sì, Maurice. Buonanotte, signori. O meglio, buongiorno. Grazie, Rico. Buongiorno. Grazie, signore. Prima o poi dovrà venire fuori. Dove andiamo, capo? Quello che manca di più in prigione sono i buoni ristoranti e le belle donne. E io ho sia l'uno che l'altro ad Atlanta in Georgia. Fino laggiù per un pranzo e una donna? Precisamente. Dovrei conoscere. Thank you.
Buongiorno. L'auto è parcheggiata lì, signore. Vieni. Oh, eccoti qua. Ci sistemo io. Ehi amico, qui non puoi parcheggiare, sai, circolare. Su, circolare, avanti, muori. Sembra che qualcuno volesse accoppare uno sbirro. Forse sì. O forse no. Oh, mio Dio! Su, aiutatemi a rimetterla su, presto. Tutto a posto. Non si è accorto di niente. No, no, Jansko. I-A-N-S-C-O. Poli Jansko. Sì, è il proprietario. Sì, lui personalmente, grazie. Come ha detto? Che sì? No, il signor Jansko è in viaggio. No, passamelo, un momento. Col Labrador. Nick, come ti va, bello? Ti trovo molto più socievole dell'ultima volta. A proposito di quel giorno... Ascolta, Nick, tu sei una persona di classe. È un gran giocatore. Ti voglio nel mio torneo. Mi vuoi? Su, scordiamoci il passato. Ti voglio nel mio torneo. Ecco, Paul, io non so... Nick, solo per te. Non ti faccio pagare l'iscrizione. Davvero? Certo. Cosa dici? Ci stai? No, un momento, un momentino, Paul. Oh, ovviamente anche Billy Joe... Ma io sto parlando con Poli o no? Andiamo, Nick. Che certo che sono Poli. E che altro potrebbe essere? Allora, siamo d'accordo, vero, Nick? Ok, ci vediamo tra qualche giorno. Non l'aveva buttato fuori? Sì, certo, sì. Ma il tizio della TV ha letto di loro due su quell'accidente di rivista. Li vuole nel torneo. Dice che sono pittoreschi. Pittoreschi. Roba da matti. Beh, che ci fai qui impalato? Non hai niente da fare? Sì. E allora togliti dai piedi. Cosmo, torna qui. Eccomi, eccomi. Senti, senti. Non dire del contratto televisivo a Nick, neanche una parola, o mi chiede quattrini. Ehi, Nick. Uno di quei tizi può portarmi a un tavolo in cui si gioca parecchio forte più tardi. Poker? Sì. Ma quando la capirai? Ok, ok, ok. Ci sei riuscito? Avevi dei dubbi? Sì. Facciamo il torneo. Tutti e due. Senza pagare tassa di iscrizione, posso ovviamente. Posso servirvi un'altra tazza di caffè? Oh, sì, certo. Incredibile. Ma come ci sei riuscito? Fascino. C'è chi ce l'ha e chi no. Grazie. Hai notato? È un capolavoro. Capolavoro un cazzo, è silicone. Io sono un tettomane. Proprio per questo. Non riconosci le tette false? Io collaudo tette da quando sono nato. E se uno con la mia esperienza dice tette, vuol dire che sono tette vere. Quelle non sono tette vere, è silicone. Daresti lezione di canto a Sinatra? No. E allora non dare lezioni di tette a me. Scommetto 20 dollari che è tutto silicone. Scommessa accettata. Daisy, vuoi consegnare questo special al tavolo 2? Subito.
La marmitta è tutta sfondata. Sfondata? Ma l'auto è nuova. Quanto ci vuole per cambiarla? Più o meno un'ora e mezza, due. Un'ora e mezza? Già. Ok, Ernie è il suo nome, vero? Sì, certo. Bene, Ernie, può cominciare il lavoro e vorrei domandarle una cosa. Sarebbe possibile... Hai un amore molto grande. Dai, zio, forse. Oh! Oh. Hai visto che ci ha mandato Babbo Natale? Più polli di quei due. E ora quale? Io farei quella al tuo posto. Pagare, prego. Senti, Giorgi, sono al verde, ora te ne do 17. Per il resto dovrei aspettare il giorno di paga. Metti le palle al centro, voglio la rivincita. No, zio Arvo, no, già mi devi $5 del poker di ieri. E se zia Edith se ne accorge ci butta fuori casa. Ah, al diavolo quell'arpia, forza, no, giochiamo. No, scusami, zio, senza soldi non gioco. Se ho capito bene, non sei disposto a far credito a tuo zio. Non ti offendere, ma non posso. Che schifo. Ah, andiamo, zio Arvo, non fare così. E aspetta, dammi il tempo di pagare il biglietto. Lascialo andare. Tu sei troppo forte per giocare con lui. Sì. Senti, Giorgi, vogliamo farci una partitina noi due? Ecco la mia posta. No, no, io a soldi gioco soltanto con mio zio. Meglio che torni al lavoro. Ma di cosa hai paura? Facciamo così. Forse rischio un po' troppo. Comunque, ti do il vantaggio di 25 punti. Vuoi dire che io devo farne 25 per vincere? E tu invece 50? Proprio così, eh? Ah. Mi sa che ci devo provare, eh? Dai, cominciamo. Tutto fatto, signor Casey, pronto. Bravo, Ernie, quanto devo? Signor Ernie! Signor Ernie! Signor Ernie! Signor Ernie! Lei ha dei nuovi operai, vero? Beh, non proprio, ma... Tony credeva di aver incastrato un pollo, però è venuto fuori che il pollo è un giocatore professionista e adesso gli vogliono rompere il culo. Scusi, Ernie, potrei usare il telefono? Si accomodi, è in ufficio. Signor Ernie, avesse visto che roba? C'era da farci uscire gli occhi di fuori. Palle che schizzavano da tutte le parti, andavano in buca due o tre per volta. Mai visto uno maneggiare la stecca in quel modo? Che strano. Visto come taglia? Qui non amiamo farci togliere i soldi dai professionisti. Quelli somigliano a me e a mio zio, però non siamo noi. Perché gli trema tanto quel coltello? Perché gli scappa di usarlo. Vi sbagliate, io sono un meccanico. Ma che vuole questo stronzo da me? Fermo. Se sei un meccanico, dimmi cos'è un pignone. Ah, ma è troppo facile. Dunque, un pignone... è quel coso che si è... Lasciamolo, Frank. Sì, Frank è un artista per i lavoretti di coltello. Dov'è l'incendio? Che incendio? Dove lo vedi l'incendio? Ehi, si faceva un po' di baruffa tra amici. Qui non vedo incendi. Il solito falso allarme.
Chi ha fatto questo bello scherzo? Io, signore. È una mia debolezza. Allora vieni con me. Certo, signore. Bastardo figlio di cane. Che scherzi. Rispondi, auto 6, rispondi. C'è un 4-2 all'incrocio fra la settima e la nona. Ehi, sveglia. È ora di dormire. Io scarico i bagagli. Tu prendi la stanza. No, pensaci tu. Non sono stanco. Io vado a donne. Passami il rotolo. Sganciami un 50, eh? Sono troppi per una donna in un posto del genere. Poi si abituano male. Ah, andiamo. Non fare il tirchio. Quando torni non fare troppo chiasso, eh? D'accordo. Motel del quieto sogno. Buongiorno. Sono le 7:10. Il nostro ospite di oggi è un esempio di come si possa rimanere in forma anche quando gli anni verdi sono passati. A 78 anni di età, il nostro ospite comincia regolarmente la sua giornata con 250 flessioni. E le sue attuali misure sono torace. Ah, possiamo partire. Ti ha demolito. Sei andato a letto con un bulldozer. Molto spiritoso. Ma almeno ne è valsa la pena? Non c'è stata nessuna donna. Ho giocato a poker tutta la notte. Cosa? Comunque non accadrà più, Nick, te lo prometto. Ah, buon per noi che avevi solo 50 dollari da perdere. Dove hai messo l'auto? È qui, Nick. Eh? No. No. No! Billy Joe, dimmi che non è vero. Dimmi che è soltanto un incubo. Cerca di stare calmo, Nick. Tu hai osato... Ho usato a giocarti la mia auto per quel fottuto poker! Guarda, Nick! Ma non capisci che cosa? Sì, lo capisco. Ascolta, Nick. Io t'ammazzo. Nick, te ne ricompro una nuova con la mia parte appena abbiamo sbancato Denton. Denton? Ci vuoi mettere una croce su Denton, figlio d'un cane? Quell'auto era la metà della posta e guarda qua, essere immondo! Nick! Ragioniamo. Perché drammatizzi? In fondo abbiamo 4 giorni per trovare i soldi. 4 giorni? E chi ritrova 20.000 dollari in 4 giorni? Ma come hai potuto essere così idiota? Tanto è inutile. Tanto è inutile. Ma ora basta, eh? È l'ultima goccia. Dove vai? Lontano da te! E quanto più possibile! Nick, potresti almeno darmi la possibilità di spiegarti? Cosa? Ok, ho fatto uno sbaglio. No, l'ho fatto io uno sbaglio. A mettermi con te. Sono 15 anni che mi combini guai. Ma ora basta. Nick, giuro su Dio che... Ti prego, Nick, dammi ancora un'altra possibilità. Vedrai che non ti deluderò. Ma che potevo fare, Nick? Avevo in mano un full dazzi. Mi vuoi stare a sentire o no? Al mio posto. Che avresti fatto? E va via. Lascia, porto io. Un full dust.
Eh sì, un full d'assi. Bene, figliolo. Che sia l'ultima volta, chiaro? L'ultimissima volta. Se ti occorrono soldi per comprare quello che ti pare, caffè, sigarette, donne, tutto quello che vuoi, vieni da me e io te li do. Eh? Sì, signore. Ma niente poker. Col poker tu hai chiuso, chiaro? Sì, Nick. Giuralo, figliolo. Che potessi morire. Moriresti. Si mette in moto subito, con una piccola spinta. Rothschild del 70, il migliore che abbiamo. Grazie. Beh, che ti hanno detto, Rico? Si chiama Max Leschin e non è al poliziotto che voleva sparare questa mattina. Il bersaglio era lei. Max Leschin. Un'ombra del passato. Io non me lo ricordo. Un remoto passato. Gli ho vinto moltissimo denaro. Molto quanto? Tutto quello che aveva e qualcosa di più. Individuo pericoloso, non voleva proprio starci. Dovetti fare in modo che diventasse ospite dello Stato. Per 5 anni, se ben ricordo. La cosa non gli è andata giù, a quanto pare. Telefono a Smith di... No. Niente violenza. Si farà vivo al torneo di Poli. Ma signor Denton, quello è deciso a ucciderla. Oh,
Ehi, hai sentito la canzone? È dedicata a Bill. Sarà il nome del suo cavallo. Perché non sei anche tu così carino? Che mi venga un colpo. Baltimore Ballet! Ciao Skinny, vecchia volta, come ti butta? Tu sei piccolo Villeggio, come va? Sempre in buca, Skinny? È una vita che non prendo più in mano una stecca. E come mai? A questo locale rende molto di più. Lo vedo. Ehi, ma che diavolo ci fate voi due qui a Kansas City? Ho un appuntamento con Denton. Se risolviamo un problemino di 20.000 dollari, forse tu potresti aiutarci. Qui in zona c'è qualche buona partita. Oh, no, quelli che giocano alto sono già tutti quanti da poli. Ehi, Skinny. Sì? Quell'angelo al biliardo laggiù, chi è? Una mia cara amica, Carolina Reed, la migliore giocatrice di biliardo del paese. Ma non mi dire, è molto brava. È la donna dei miei sogni. Non solo dei tuoi. Con permesso, signore. Prego, con permesso. Ti trovo in forma sbagliata, Nick. Salve. Ciao. Mi hai dedicato una canzone, mi chiamo Billy. Molto piacere. Devo farti i miei complimenti, perché oltre a saper cantare in modo favoloso, sei super anche con la stecca. Molto gentile, grazie. E col ballo come te la cavi? Male. Ah, è tutta un cubetto di ghiaccio. Questione di approccio, ragazzo. Tu sbagli tutto, ti manca quel tocco di classe. Ah, vorrei proprio vedere te. Vuoi che ci balli? Schiocco le dita ed è mia. E che aspetti? Fa vedere. Ah, no. Non mi piacciono le ragazze da rodeo. Ah. Ehi, Nick, mi allunghi $100? Hai trovato un cliente? Ah. $100 che non ci viene a ballare con te. Ok, accetto. Carolina Reed, Nick Casey. Mi complimento, signorina. Non solo ha cantato in un modo favoloso, ma è super anche con la stecca. E mi chiedevo come se la cava nel ballo. C'è un solo modo di scoprirlo. Comodo, ragazzo. Dolcezza, non potresti mettere qualcosa di più swing, non so, Count Basie, Woody Herman o roba del genere? Non abbiamo quel tipo di musica, Dolcezza. Lo supponevo. E io non lo so ballare. Beh, quando è così perché non ci sediamo a bere qualcosa, eh? Quello è libero. Grazie. Vado al banco a prendere da bere, tu cosa vuoi? Vino bianco. Vado e torno. Ti aspetto. Ehi, giovanotto, una tequila doppia e un bicchiere di vino bianco ben ghiacciato. Porti a quel tavolo laggiù, per favore. Sì, subito. Sarà, ma ancora non ci credo. E perché mai? Sono bello e poi sono anche molto sexy. Eccoci qua. Ma il tuo viso io l'ho già visto, non sarai per caso una stella del cinema? No, provane un'altra. Oh, carina come sei, potresti benissimo. Grazie, lo so che lo dici a tutte le ragazze che conosci. Non è vero. Ah, non è vero? Mai. Nemmeno a Laura Lee. Laura Lee? Sì, Laura Lee, quella bionda alta, tutta curve pericolose, direi lei, North Carolina. E come la conosci, Laura Lee? Ah, non ti ricordi? La portavi ogni giorno nel locale di mio padre quando io ero piccola. Raleigh, North Carolina, Red Callaghan, tu sei la bambina di Red. Sì, solo che ora non sono più una bambina.
Ma io mi ricordo benissimo di te, più o meno quanti anni potevi... Esattamente 12, avevo una cotta spaventosa per la te. La figlia del vecchio re. Degli specchi, vi sganascerete dalle risate con i nostri specchi deformati. Solo 15 centesimi a persona. Prego, signore e signori, entrate nel labirinto degli specchi. Allora che fate? No, io non vedo. Biancaneve? Il piatto è tuo, Max. Che iella. Biancaneve? Sì. Sono io, Biancaneve. Volevi qualcosa, fratellino? Mi chiamo Billy Joe. Mi ha mandato Skinny. Ma che amore. Quant'è la posta? $2,000. Bene, mi sembra una cifra ragionevole. Ecco. Il grano lo tiene Biancaneve. Ok. A quanto pare sei tu l'uomo da battere, eh? Ma la tua faccia quando è che l'ho vista io? Beh, quando sono entrato. Ma quanto è carino. Sì, sei proprio carino. Max, vogliamo incominciare? Buio. È un colpo che sto cercando di insegnare a Billy Joe, ma non gli è ancora entrato in testa. Favoloso! Come vi siete conosciuti, tu e Billy Joe? Beh, in una sala da biliardo. Puliva portacenere e vuotava sputacchiere. Orfano, poco più di un bambino, mi ci affezionai subito. Era molto sveglio. E aveva un gran talento. Gli misi una stecca di biliardo in mano e sembrava ci fosse nato. Lo presi con me e da allora lavoriamo in coppia. E ormai siamo come due fratelli. E va avanti così da parecchi anni, quindi. E come, parecchi? Chissà dove sarà finito. Dobbiamo arrivare a Johnson City per domani sera. Mai stata lì? Dove? Al locale di Polly? Sì. Ah. Ehi, Skinny. Sì? Sai dove è Billy Joe? Sì, è andato da Biancaneve. Bianca che? Biancaneve. Ma... è un posto dove giocano a poker, giù a Luna Park. Cifre da capogiro. Poker? Ma che figlio di puttana. Io passo. Vi ringrazio, signori. È stato un vero piacere. Ah, più o meno dovrei avere davanti $12,000 di fish. E ora Biancaneve me le cambia in froscianti bigliettoni. La rivincita quando volete, signori. Qui si può alzare solo chi ha finito i soldi. Però io me ne vado lo stesso. Tu rispetterai la regola del tavolo, hai capito? Beh, se questa è la regola del tavolo, non discuto più, ok, ok. Seduto, seduto. Buttatelo fu! Peggio per te! Voglio i miei soldi, ladri! Cammina! Ho fregato la cassa, che Dio lo fulmini! Ladri! Io salgo di lì, dalla scala. Nick, aspetta! Aspetta! Può esserti utile. Tu stai in auto, col motore acceso. Oh, vieni, vieni. Non potete farlo, voglio i miei soldi. Che soldi? Dai, Max, no, buttalo fuori. Sono divertigini. No, no, Paris. Non me ne vado senza i miei soldi. Ma di che soldi stai parlando? Quelli che ho vinto. Io vado a prendere i miei soldi e non provate a fermarmi. Tu non vai da nessuna parte. Ma vedremo. Non vuoi che ti spezzi la ossa. Fuori da qui, ammazzo io. Così impari a non rispettare voglio le regole del tavolo, ragazzi. Voglio i miei soldi. Voglio i miei soldi. Dammi un bel ricordino.
Fermati! Piccino! Non si picchiano le signore. Mi dispiace aver dovuto insistere, ma questa qua non è una signora. Non credo ai miei occhi. Ok, andiamo a Johnson City. Red ci aspetta fuori. Come? Ci andiamo tutti e tre? No, siamo in quattro, viene anche Trudy. Trudy? E che tipo è? Che tipo di cavallo è, Trudy? È campionessa del Texas dei cavalli da rodeo. Ah. Facciamo molte gare di corsa dei barili. Quando non canto in qualche locale ci guadagniamo da vivere così. Sono 14.000. Mancano ancora 6 testoni. Ma con qualche partita extra torneo, vedrai, ci divertiremo un mondo noi quattro. Ah, ne sono sicura. Ehi, Red. Red, ti prego, canta la mia canzone. La tua canzone? Sì, quella che parla del biondo Billy. Ah! Biondo Billy. Di no.
blonde beauty hired gun in a western show. If you haven't met Billy, he's a guy you'd like to know. When he's down, he don't get on. He can keep you dancing all night long. All night. Do you know blonde Billy? He's a surprise. Oh, oh, Billy. Oh, Billy. Oh, oh, Billy. Grande successo per questo ottavo torneo dei campioni organizzato da Polly Jansko. Polly sta ora dando il benvenuto a Jimmy McTighe. Jimmy è anche detto stecca d'oro, perché l'anno scorso ha guadagnato cifre iperboliche. Mai visto tanti grandi assi del biliardo riuniti per un unico torneo. Abbiamo Allen Hopkins e Pete Margo, e vicino al banco con i capelli bianchi scorgiamo John Irving Crane, uno dei più forti giocatori della costa occidentale. E chi altro vediamo laggiù? Ma è mitragliatrice Terence, accanto a Ray Martin e a Mike Siegel. E dietro a loro vediamo Steve Miserak, quello che fa la pubblicità alla birra. Ma è Nick Casey quello laggiù. Cosa ci fai qui, Nick? Partecipi al torneo anche tu? A furor di popolo, di popolo. Ehi, hey, Billy Joe. Ciao, Willy, come ti va? Che non ci si vede, eh? Santo cielo, ma questa qui non è Red Carolina, eh? Hey. Ragazzi, venite qui un momento. Scusa, lo finiamo dopo. Non me l'aspettavo di incontrarti qui. Devo presentarti Red Carolina. Non conosco altra donna che giochi meglio di lei. Questi sono due veri fuoriclasse. Lou Ballin. Molto piacere. Piacere mio. E Robin Hood. Enchanté. Robin Hood. Proprio così. Lui ruba i ricchi per donare a donare a me stesso. Beh, continui così finché può. In certo, fondo è la sono cosa convintissimo. Beh, lo saluti? Nick, come va? Bello. Ti trovo bene. Ti so che eri a Miami il giorno che hanno fatto la rapina. Com'è successo? Sì, sì. Beh, ecco, arrivano questi due tizi con i portastecche in mano. E viene fuori che dentro non c'erano stecche ma fucili a canne molle. Hanno spazzolato $16,000 in due minuti. Ah. Veri professionisti. Mi auguro che non succeda anche qui, lo troverei molto irriguardoso. Ah, facciamo le corna. Prego. Prego, signori, vogliamo metterci seduti? Prendete posto, per favore. Mettete qui, c'è il tavolo libero. Anche tu, siedi, siediti. Jimmy, un bicchiere d'acqua. Un attimo di silenzio, prego. Ho detto silenzio! Nick. Ok, cosa ci devi dire, Polly? Per prima cosa voglio darvi il benvenuto all'ottavo torneo annuale del campionato di biliardo professionistico. E per la prima volta la finale del torneo verrà teletrasmessa da una delle maggiori reti TV nazionali. Perciò evitate le bestemmie. Ciò implica che la sera della finale tutti voi dovrete mettere lo smoking. Non si entra senza smoking. Io sono venuto a giocare, mica un matrimonio. Chi non ha portato lo smoking lo può affittare da me. $15 al giorno. Piuttosto me lo compro. Come già sapete, al vincitore andranno $1,500. Oltre a questo artistico, meraviglioso trofeo di puro argento e ottone placcato in oro. Dici quanto pesa, l'hai pagato. I premi in denaro verranno pagati il giorno dopo la fine del torneo. E non venite a rompermi con la storia della mamma morente. Ti commuovi troppo, se no. C'è ancora un'altra cosa. Gli sportelli delle scommesse resteranno in funzione per i 3 giorni del torneo. Se volete scornarvi tra di voi, ho i biliardi sul retro, $10 l'uno. E non farò credito a nessuno. Io ho questa. Niente assegno, carte di credito, mettila via. Ma non porto mai contante. Ah, giusto, dimenticavo. In seguito alla rapina che c'è stata a Miami, io consiglio a coloro che hanno con sé grosse somme di depositarle nella mia cassaforte. La mia cassaforte è la vostra cassaforte. Amici, ho il piacere di dichiarare questo ottavo torneo del campionato di biliardo professionistico ufficialmente aperto! Evviva! $100 su che? Bene, signore. Ecco lei.
Da qua che aggiorno le quotazioni. Tieni, Poli. Me le riporto subito. Da qua tu. Proprio vuole scommettere. Scommetta contro io. Willis, chiudi la porta. Ehi, guarda che c'è. Sei uno schianto oggi. Il sarà soggetto a un cambio di quotazione, quindi per ora non le posso dire nulla. Pete Margo, dato Cosmo, torna lassù. Cambia la quotazione Schipper Butera 5 a 1. 9 a 5. Ha cambiato quotazione più volte, ma questa dovrebbe essere la definitiva. No, ancora l'eliminatorie. A quanto un cerchione 7 a 1. Di chi hai detto che sei amico? Di Lester? Lo conosco, sì. E con lui abbiamo chiuso. Ma dico, perché gli hai riattaccato solo perché è amico di lei? E rispondi, vedi che suona. Va bene, ma è l'ultima volta che ti faccio un favore. Jimmy, punta 40 per mia madre. Ok, certo, sono 230 su credito. Pronto? Ok. Certo, mamma. Un momento. Sì, ho capito. Ehi, Polly. Che c'è? Herman vuole i suoi 5.000 dollari. Digli di richiamare tra qualche giorno. Ti dispiace richiamare fra qualche giorno? Finora che quotazione lo hai dato, Casey? 4 a 3, Polly. 6 a 4, smetto. Fatto. Butera me lo metti 3 a 1. E Casey? Casey, 7 a 5. 7 a 5. Allora siamo d'accordo. Lei ha detto 500 dollari per Martin nella semifinale e 500 dollari su Casey per la finale. Come procede? Quattrini dappertutto. E quando entriamo in azione? Soltanto quando la cassaforte di Poli sarà piena da scoppiare. La sera della finale. Ecco quando agiremo. Harvey, non farmi perdere tempo. Punti su Margo, Casey oppure tutti e due. Allora, $1,000 su tutti e due. Prendi nota, $1,000 su Casey e Margo, di Harvey. $1,000, dai. Pronto? Sì? E la puntata? 200? Palla 3, buca d'angolo. Quale angolo? Questo angolo. Allora dillo, ti secca. Ok, palla 3 in quella buca. Ecco. Applauso per Ray Martin che ha vinto questa eliminatoria. Grazie, una bella partita. Ho chiamato Johnson City. Max non si è visto. Dicono che Casey sia arrivato con un bel rotolo di verdoni. Buca di sponde. Io spero che vinca. Mi piacciono gli avversari di classe. Che classe può avere uno come quello? Scherzi? Davanti a un biliardo non è secondo a nessuno. Gioca meglio anche di me. Gioca meglio di lei? In circostanze normali, sì. Quando Nick gioca per pagare l'affitto e il conto del droghiere, non sbaglia mai un colpo. Ripete il tiro? Ma è proprio questa la sua debolezza. Buca d'angolo, allora. Non sa giocare con le poste forti. Bene. Basta buttargli $20,000 sul tavolo e automaticamente gli viene una paralisi al braccio. No. Se Nick Casey vince quel torneo, lo batterò di nuovo. Ottimo. Se Casey mette in buca altre tre palle, ha vinto. Palla 9. Due punti a chiudere. Palla 3. Alla partita. Ha vinto il migliore, no? Complimenti. Signore e signori, il vincitore dell'incontro di semifinale è il signor Nick Casey, meglio noto come Baltimore Ballet. Ciao. Signore e signori, vi ricordo che domani sera in questa stessa sala Nick Casey disputerà la finale.
e la partita sarà ripresa in diretta dalla TV. A proposito, i biglietti sono in vendita allo sportello laggiù a prezzo modico. E non dimenticate che tra un'ora precisa si incontreranno Billy Joe Robbins e Jim Rugby. Grazie. Siamo ancora sotto. E non riesco a trovare neanche un cane che voglia giocarsi un po' di spiccioli con me. Ehi, Nick. Ci siamo ancora io e Rampy nelle semifinali. Se vince lui tutto ok. Però se invece vinco io? Io non ho nessun dubbio. Vinci tu. È questo il punto. Se vinco io, in finale andiamo noi due. E come ci mettiamo? E che vuoi farci? Forse è ora. Comunque, l'appuntamento con Denton è per domani. E ci mancano sempre 5 testoni. Ma dove cavolo... Eccoli, Nick. 5.000 dollari precisi. Ma 5.000? Ma come hai fatto a trovare 5.000? Ho impegnato Trudy. Cosa hai fatto? Ho impegnato Trudy. Io adoro quel cavallo e lo rivoglio, Nick. Ma eccoti i soldi. Oh, certo che lo riavrai. Si è impegnata Trudy. Oh, grazie, caro. Figurati. Propongo di bere... Sì. D'accordo. Alla nostra nuova socia. Alla nostra nuova socia. Socia? Grazie molto, una bella funzione. Grazie a voi. Possiamo andare. Proprio lui, sei sicuro? Ok, grazie mille, John. Max è arrivato oggi a Johnson City. Bene, finora non ci sta deludendo. Io non la capisco. Quello lì fa sul serio. Sistemeremo tutto, vedrai. A proposito, chi sta vincendo il torneo? Casey e Robbins si giocano la finale stasera. La quotazione è 6 a 5 per Casey. Sì, signore. Quante ore, Giusto? 8 o 9. Sbrighiamoci. D'accordo. Vedo piuttosto teso. Ok, Nick, parliamoci chiaro. Per giocare con Denton devi vincere questo torneo. Che roba! Sembrano tutti impazziti. E io te lo lascerò vincere. Come, come? Ho detto che te lo lascerò vincere. Tu lascerai vincere me? Sì. Davvero credi di potervi battere? Sì, certo che posso batterti. Tu puoi battermi solo se io non vengo a giocare. Ah, Nick, lo sai perché io non ti ho mai sfidato in tutti questi anni? Perché? Per non darti l'umiliazione della sconfitta. Non volevo dartela neanche io. Smettetela ora, sembrate due ragazzini. Tu credi che puoi battermi e io credo di no. Comunque non voglio nessuna concessione, Billy. Se vuoi toglierti il dubbio, impegnati e gioca meglio che puoi, cioè come io ti ho insegnato. Ok. Però sarai stato tu a volerlo, Nick. E ricorda che io ti ho insegnato tutto quello che sai, ma non ti ho insegnato tutto quello che io so. Dove vuoi andare? Dove sono finiti i miei soldi? Ma che cavolo vuoi tu? Fuori! Non spettinarmi, giochiamo con la TV. Tu mi farei rientrare dei miei soldi. Ma li hai persi giocando, che cavolo vuoi da noi?
Ho fatto una puntata sull'incontro. Beh, spero che tu abbia puntato su di me, perché lo vincerò io. Ti danno 6-5, perciò quello che deve perdere sei tu. Te lo puoi scordare, non... Ho caricato $30,000 su di lui. Fallo vincere. Te lo puoi togliere dalla testa, amico. Forse non mi sono spiegato. Per te lo farò. Lo farò. Così va meglio. E non tentiamo trucchetti, eh? Vi tengo d'occhio. Uscite, fuori. Ma ti senti bene, Nick? Sì, sto benissimo. Fuori. Su. Mi ha incrinato due costole. Oh. Joe Robbins, crede che ce la farà a battere Casey? Non vedo come potrei perdere questo incontro. Beh, grazie, grazie. Nick Casey, Billy Joe dice che non può perdere. Qual è il suo commento? Va al diavolo. A cosa serve questo? È un microfono. E come mai non hai il filo? Non serve. Sicuro che funziona? Sam, 1-2, 1-2. Sam, 1-2, 1-2. Grazie. Le mani in faccia a me. Ti togli da qui, se no non mi vedo nel monitor quando vado in onda. Appena avrò gessato la stecca, non rompere poi. Ok, gessa la stecca, però poi ti togli. Grazie. Piace che sia andata così. In questa finale di torneo del campionato, che tu debba regalarmi la vittoria. Abbiamo da Escort, Arizona. Dovrei conquistartela, figliolo. Perché io non ci sto. Forza, ragazzo. Eccolo qua. Complimenti. Grazie. E abbiamo alla sua prima apparizione in campionato da Baltimore. Tu non ci stai, eh? E come fai con Max? Il nostro simpatico me ne amico fotto di Max. Nick Casey. In bocca al lupo. Come va, Billy? Molto bene. Bravo, Casey. Signori, iniziate l'incontro. Ci siamo, figliolo. Colui che ci commenterà il gioco stasera è stato 15 volte campione del mondo di biliardo. Si tratta del leggendario Willy Mosconi. È un onore averti qui. Grazie, Joe. Il piacere è tutto mio. Signore e signori, la palla che si ferma più vicino alla sponda vince la mano. La mano va al signor Robbins. Poiché battere il colpo d'inizio è svantaggioso, il signor Robbins ha scelto di battere secondo. Vince l'incontro il primo che riesce a realizzare 150 punti. Le aggiusti un po' di più. Va bene? Perfetto. Palla 1, due sponde, buca centrale. Palla 1, due sponde, buca centrale. È un colpo quasi impossibile da fare. Nessuno lo ha mai chiamato in un torneo, almeno credo. Eccezionale! Grazie. Se vinci tu, quello ti fa fuori. 14 in buca d'angolo. Palla 14 in buca d'angolo. Palla 5. Palla 5, centrale. Ha le palle molto legate. Che cosa può fare ora, Willy? Può solo tentare di battere la palla numero 7 in buca d'angolo. Ma è un colpo sul filo del rasoio.
Palla 7. Palla 7, buca d'angolo. Ce l'ha fatta, veramente bravo. Palla 13. 2, buca d'angolo. Palla 2, buca d'angolo. A questo punto non ha più colpi possibili. Dovrà fare un tiro di difesa, non credi, Willy? Non può fare altro. Difesa. Ottimo colpo. 51 punti per il signor Casey. Il punteggio del signor Casey è di 51. E ha lasciato Robbins senza nessun colpo da tirare. Palla 3, buca d'angolo. Ma come? Palla 3, buca d'angolo. Robbins ha chiamato la palla 3 in buca d'angolo, ma l'unica possibilità che ha è un tiro a parabola, il colpo più difficile che ci sia. Magnifico! Colpo meraviglioso, eccezionale! Robbins è grande, stupendo! Da quello che ho potuto vedere, questo incontro è aperto a qualsiasi risultato. Palla 11, buca centrale. Palla 11, buca centrale. Con quell'eccezionale tiro a parabola, Robbins ha capovolto la situazione e ora si trova in posizione di vantaggio. Palla 7. Palla 7, buca d'angolo. Palla 3, buca d'angolo. Ottimo colpo, davvero pregevole. Combinazione, 12 in centrale, 7 in angolo sinistro. Palla 5, angolo destro. Vacca boia. Ma scherzi? Willy, puoi farci capire questo colpo? Cercherà di mandare questa palla qui, questa palla qui e questa palla qui. Staremo a vedere. Se non lo avessi visto non ci crederei. Palla 4. Palla 4, buca d'angolo. Palla 11. Buca d'angolo. Il signor Robbins ha il punteggio di 73. Palla 9. Palla 9, buca d'angolo. Cosa ti sembra? Sarà una passeggiata. Ok. Entriamo in azione fra 15 minuti. In buca d'angolo. Palla 11 in buca d'angolo. Palla 11 in buca d'angolo. Ora Casey si prepara a fare questo tiro. Vuol far passare la 14 in mezzo alla 2 e alla 5 con un tiro di sponda e, se tutto va bene, mandarla in questa buca d'angolo. Quali previsioni puoi farci, Willy? Vuoi sapere chi vincerà? È impossibile dirlo. Non dimentichiamo che Casey ha la palla in mano e questo è certamente un grosso vantaggio. Palla 9. Buca centrale. Palla 11, buca centrale. Palla 12, buca d'angolo. Palla 12, buca d'angolo. Combinazione. Palla 6, buca centrale, palla 5, buca d'angolo. Combinazione, palla 6, buca centrale, palla 5, buca d'angolo. Palla 8, buca d'angolo. Palla 8, buca d'angolo. Bravo, proprio bravo. 15 in buca centrale. 15 in buca centrale. Thank you.
vedrai che la manda nella buca d'acqua. Sì, certo, a più tardi. Possiamo fare qualcosa per te? Ho chiesto se possiamo fare qualcosa per te. Signore, le scommesse sono chiuse. Mani in altro! Mettetevi lì voi due! Muovetevi! Forza, forza! Tu apri! Oh no, oh sì! Apri, ho detto! Se no... No, non è il caso, apriamo subito! Bravo, mettetevi in ginocchio! Certo, subito! Mettete in ginocchio! Va laggiù! Sì. Forza, mogli! Sì, subito! Sì! Forza, voi passate di qua le cravatte. È in fretta. Muoversi! Su, forza, venite più vicino, Debra. Così. Brutta faccenda. Nick è nei guai. Ha solo il colpo di difesa. Poli? Il punteggio in questo momento è 130 a 130. Vorrei fare 5 minuti. Sì. Il signor Casey ha chiesto tempo. Una pausa di 5 minuti. Ogni giocatore può chiedere 5 minuti di tempo. Ne approfittiamo per un break pubblicitario. A tra poco. Questo è l'esplosivo più potente che ci sia. L'ho avuto dall'esercito. Lo adoperano per far saltare i ponti. Devo riprendermi i miei quattrini. E poi accoppo quel figlio di puttana di Casey. Ha fatto il doppio gioco quella carogna. Schifo. Hai notato che quel maledetto scimmione, quando si è allontanato, aveva la tua morte negli occhi? No, c'era una che mi faceva l'occhiolino. Ma che ti ha preso? Ti sei stancato di vivere all'improvviso? No, perché? Ma come? Nick, tu devi lasciarmi quel colpo, hai capito? Devi farmi vincere. Vuoi che sbagli? Esattamente. Devi lasciarmi vincere. Tu sei migliore di me. Non è vero. Ormai non lo sono più. Stai giocando come un dio, sai. Sei ancora un po' affrettato nel colpo. Stacci attento. Ma non lo capisci che così rischi di finire all'ospedale o forse addirittura al cimitero? Oh, andiamo, non preoccuparti per me. Non devo preoccuparmi, Non dovrei preoccuparmi. E questo dopo che per 15 anni tu sei stato tutto per me, Nick. Dopo che per me tu sei stato un padre, una madre. Una madre? Ok, un fratello. Bravo, fratello, non madre. Non farlo, Nick. Non mi bloccare il prossimo tiro. Sei un campione, figliolo. E puoi salvarmi la pellaccia. Però dovrai mettercela tutta, perché io giocherò pulito. Ora faccio la pipì. Buona idea. No, non piangere, non ti faccio niente. Voglio solo recuperare i miei quattrini. City per l'ottavo torneo del campionato di biliardo professionistico. Al nostro fianco è Willy Mosconi, l'indimenticabile campione del mondo, che ci ha aiutato finora a illustrarvi le fasi della partita. I giocatori dovrebbero riprendere tra pochi secondi. Ehi, che diavolo succede? Che modi sono questi? E nessuno provi ad allontanarsi dal locale. Siete tutti in arresto. Ma insomma, che questa cosa qualcuno la pagherà cara, ve lo garantisco io. Sergente, li faccia uscire tutti quanti e li carichi sui furgoni. Avete sentito? C'è la polizia! Non riusciamo a capire quello che sta succedendo, signori. Spegni la miccia! Spegni quella miccia, moriremo! Spegni la miccia! Signori, per favore, un po' di silenzio! Per favore,
favore, si tolga. Siamo ancora in onda? Sì, signore e signori, signore e signori. Qui è Joe Fenton che vi parla in diretta da Johnson City. Poco fa c'è stata una tremenda esplosione e hanno cominciato a volare dollari. Le scarpe, rivoglio le mie scarpe. Fate andare a riprenderle, le avevo comprate ieri, erano così belle le mie scarpe. Le mie scarpe nuove, fatele prendere. Tu, senti, andiamo, senti, le mani di dosso. Forma, signori, avanti. Forza. Perché le manette solo a me? Te lo dirà il giudice. Ma cosa fa? Scommesse clandestine. È un errore madornale, non ci sono prove. Prove, bastano i soldi delle scommesse. Quei soldi erano donazioni per i giocatori di biliardo poveri. Che nobile cuore. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Certo. Forza, su, facciamo presto. Avanti, muoviti. Su, monta. Su, torniamo dentro. Cammina, cammina. Vediamo se c'è rimasto qualcuno. Il senatore la ringrazia molto per le informazioni che ci ha dato e non dovrà preoccuparsi di Max Lechine per moltissimo tempo. Signor Ballin, può fare in modo che il senatore abbia questa? Gli dica che siamo pari, lui capirà. Va bene. Ah, signor Ballin, dov'è ora Nick Casey? Oh, lui è ancora dentro, signore, nascosto in una toilette. Qui ci vuole qualcosa da bere. Questa partita, signori, mi sembra davvero interessante. Continuatela fino alla fine. Aspetterò. No. Vede, Nick mi ha insegnato tutto quello che io so, ma non tutto quello che lui sa. Non serve che noi finiamo la partita. È lui il più forte. Io la ringrazio molto, signore. In questo modo mi rende tutto più facile. So che lei è un avversario più duro, perché non ha alcuna paura delle grosse poste. Ecco i miei 20.000. E i tuoi? Ricco. Sono qui. Quanto hai lì dentro? Direi intorno ai 200.000, è giusto? 218.000. 218.000 dollari. Ci pensi, signor Casey? Già fatto, Denton. Sto per diventare un uomo ricco. Il denaro non ha padroni, Casey. È tutto suo. Se riesce a vincerlo. Denton, voglio darti una buona lezione. Il punteggio del signor Casey è 33. Ve lo dicevo, Rico. C'è chi gioca per denaro e chi per gli spiccioli. Il signor Casey è forse il miglior giocatore di spiccioli del mondo. Palla 6. Palla 6, buca d'angolo. 9. 3. 2. Palla 5. Palla
guarda che roba. Gioca come un bisonte, ma non sbaglia un colpo. Per me non è nessuno. Tu sei un'altra categoria. Però non ho il suo controllo. Il signor Denton ha 138 punti. Bel punteggio, 138 a 33. Ormai lei non ha più possibilità di vincere. Lo sa bene. Signor Casey, dovrebbe fare 117. Rico, penso che possiamo anche andare a far colazione. Credo che la colazione dovrà aspettare. Devo ancora tirare io. Se non vengo ingannato dalla memoria, sono le stesse parole che lei disse la notte in cui l'ho mandata a casa, senza neanche le mutande. Dove andiamo? California. California. Esatto. C'è un meraviglioso ristorantino sulla costa, specializzato in pesce. Ci si mangiano le migliori aragoste che esistano al mondo. Una squisitezza. Vero? Sì, ma che vuoi farci? Che d'altra parte dove andiamo noi i cavalli non possono venire. Con 50.000 dollari in tasca può lasciarlo in albergo. Ma perché l'auto l'abbiamo data a lei? È complicato portarla sulla Costa Azzurra. Saint-Tropez, ettari e ettari di donne nude, giusto? Oltre a Brigitte Bardot. Ho saputo che le piacciono gli uomini giovani. E come l'hai saputo? Adesso non mi ricordo, mi pare di averlo letto su una rivista. Vorresti dire che io sono vecchio? Sono più giovane di te. E smettila di dire fesserie solo perché ho i capelli un po' bianchi. E allora perché non te li dici? Non significa niente, perché io di donne ne ho più di te. Forse è Brigitte Bardot che è troppo vecchia per te. Costa Azzurra, arriviamo!